Ma come si prepara la moka perfetta? Su il volume e ascoltami molto bene. Riempi la caldaia della moka senza coprire la valvola con dell'acqua, meglio se di bottiglia. È molto semplice ricorrere a quelle che sono, no, voci di corridoio che ci dicono che il caffè va pressato, che il caffè in qualche modo va messo a montagnetta. Tutto questo non è vero. Guarda come si mette il caffè. Lo inseriamo all'interno e con un movimento del cucchiaino mi faccio spazio nella parte centrale. E in questo modo lui si adagia alle pareti senza uscire fuori. Vado ad avvitare la parte superiore, la stringiamo bene. Un trucco che pochi conoscono per non bruciare il caffè è quello di aggiungere un goccio d'acqua nel bricco dove il caffè viene raccolto. Sulla fonte di calore tieni il coperchio aperto per controllare l'estrazione. Vedi, sto controllando l'estrazione a vista. Quando il flusso aumenta lo vado a rimuovere dalla fonte calore. E se voglio bermi una moka perfetta lo verso direttamente nella tazzina. Se la voglio usare per farci un drink, mi raccomando, falla raffreddare.